Ok, questo esempio è un'immagine di cantiere per quello che riguarda la tenuta all'aria. Vedete che questo è un attacco tra copertura e parete. Questa era parete e poi qui c'è la copertura. Qui hanno posato la membrana e dopo l'hanno fatta girare fino sulla parete e l'hanno nastrata. Es una imagen de obra, se ve la unión entre el muro y la cubierta. Questo è un muro, Questo è il parete, muro, questo è il tetto, queste sono delle tetto. travi che c'erano. Este es el techo, este es un alero que sigue acá. Y entonces pusieron la membrana y la apoyaron encima, la dejaron caer sobre el muro y sellaron. Qui sono stati molto bravi perché hanno girato, hanno nastrato per chiudere la connessione parete-tetto, ok? Però poi hanno fatto un buco con la motosega per far passare il camino. Fueron muy hábiles y entendieron bien que tenían que pasar con la membrana por encima de la unión techo-muro, pero después con la motosierra llegaron y hicieron un hoyo para poder pasar el tubo de la chimenea. Ok. Eso es en Alemania. È l'Alemania. In Cile non lo so fare niente. Aquí no pasa. No pregunte por mí. Puede ser importante. Questo invece è un esempio di utilizzo di membrane bituminose autoadesive. Questo è un esempio dell'uso di una membrana bituminosa autoadesiva. Per chiudere la parete col basamento in cemento. Para sellar la unione entre il muro e la losa di ormigone. Un'altra tecnica utilizzata, ad esempio, per sigillare le membrane quando si posizionano i prodotti è quella del nastro integrato. Quindi qui fuori non vedete niente, perché i nastri sono all'interno della membrana. La tecnica para sellar las membranas entre sí es que las membranas vienen con un adhesivo por dentro. Entonces, a medida que se va instalando, se tira acá, se remueve, se saca y expone el pegamento y entonces la membrana se pega encima. Sono tipo fatti così, se volete Ah, passare. sono tipo Se si usano questi, non si usa il nastro dopo. Se usa ese tipo de membrana, entonces no es necesario usarla así. Altri punti delicati per la sigillatura, l'ermeticità, sono i punti dove passano i cavi, tutto quello che devo far attraversare. E quindi esistono prodotti poi apposta per questo. Tiene que ir sellado y para eso existe el producto de seguridad. Per questo genere di cose esistono dei nastri apposta. Existen cintas especiales Sì. Però ti rovina il coltello. Beh, ve lo posso passare tutto. È un po' Ah, ma sì. Si impasta. Questi sono dei prodotti che sono butilici, dopo vediamo meglio la composizione. Butilico. Butilico. Dopo vediamo cos'è nella presentazione. Sono molto elastici e servono per quando si fanno questo genere di sigillature. Ok? Potete passare, prendere un pezzo se volete. Altro punto in cui è molto importante la sigillatura è quando
vado a chiudere la membrana, ad esempio sulle finestre in copertura. Un altro punto importante è quando si va a serrare qualche panno che esista, per esempio io una ventana nella cubierta. Quando metto la ventana devo andare a risigillare tutto di nuovo. Quando si pone la ventana che vuol dire assegliare tutto. Quindi anche poi l'attacco della finestra con la struttura o il controtelaio, ad esempio. También, entonces, el punto de encuentro entre la ventana y la estructura o el entramado. Questa invece è una sigillatura fatta col nastro semplice, non con quello integrato. Es un sello de membrana hecho con una cinta, como sí. Y no con una, con el adhesivo integrado en la membrana. Queste sono delle foto di nastrature del CLT, del contro laminato, e tutte le discontinuità devono essere nastrate. Queste sono immagini che mostrano che tutte le discontinuità nel CLT devono essere coperte con questa sigla. Questo che vedete è un nastro che si usa per nastrare interno ed esterno. Questa cinta serve per l'interno come l'esterno. Ok. È in polietilene. Quindi è flessibile e è impermeabile all'acqua. Flessibile e impermeabile all'acqua. Ok. Se voi tirate si deforma. Okay. Ve lo faccio passare. Non attaccatelo da nessuna parte. Non lo peghi da nessuna parte. Se no non lo stacchiamo più. In serio? Se ne pega una volta. Sì. Sì. Sempre si usa la tappare di quella maniera. Sì, non la chiediamo più. Se vuoi lasciare il legno a vista? Se si vuole lasciare il legno a vista si usano altre tecniche. Ad esempio, si è questo prodotti. Allora, queste sono delle sigillature che io vedo. Ok? Questi qua sono di, ci possono essere diversi spessori in funzione della fessura e vanno tra gli elementi. Ok? Sono un piccolo esempio che si pone nel caso del CD. Quando viene a tirare la vista non si vede più, si pone mentre medio dello elemento, si chiede applaudire. Questi nastri vengono usati per quando uno vuole fare un lavoro molto pulito e tutto a vista. Se lo usa quando viene a fare un lavoro molto limpio e realmente perfetto, si chiede alla vista. E questa qui è molto spesso. Ci sono anche altri sottili per fessure piccoline. Hai detto che il titolo spessore è quella fessura qua. Oppure anche questo genere di profili vengono usati, tipo questi, che servono sempre per fare ermetico. Mi si usa questo tipo di profili nello canto del panel per se non sia ermetico. Questi vengono anche usati per l'acustica, ok? E vi verranno spiegati più avanti, ma il principio è quello di dividere i due pannelli in legno e quindi creare un taglio acustico. Il principio è un po' differente, generare una punta tenendo una densità differente, come tanto non hai una connessione diretta entre i pannelli. Se porta il sole. Sì, esatto. A proposito, esatto. Questi sono sempre degli esempi di guarnizioni tra pannelli in modo da avere il CLT libero dai nastri. Quindi si può decidere o un nastro oppure le guarnizioni tra i pannelli. Questo
son otros ejemplos de juntas entre paneles para que quede efectivamente la madera. Questo è un altro nastro e si rompe facilmente perché, ad esempio, la differenza tra questi nastri e questi è interno-esterno, interno. Non è impermeabile all'acqua. Ok? Quindi questo però è molto comodo nella lavorazione perché io posso piegarlo, ad esempio, e fare l'angolo. Lui rimane piegato. Tolgo un pezzo, a tenerlo in valigia, tolgo un pezzo, posiziono e tolgo l'altro. Dopo proviamo. Voi provate con questo. Ok? Quindi questa è in carta impregnata con un collante acrilico, però è fatto per fare lavorazioni più precise o nella ventana, in questo genere di cose. La cinta blanco nero è per interiore exterior, la cinta amarilla solo per interiore. È molto più comoda di lavorare con questa separazione del pegamento, permette se viene l'angolo. Se corta más fácil, es más fácil de manipular si una dobla se queda doblada, por lo tanto más trabajo preciso de una obra, mientras que la otra es más difícil de manipular. Questo invece, se io lo piego, è più difficile essere precisi, perché se io lo piego, lui ritorna. Ok? Quindi è più difficile fare lavori precisi. Però ha un'adesione molto forte, è impermeabile all'acqua, quindi va meglio quando devo fare esterno. Ok? L'adesione è difficile se troppo fino con esse, per l'adesione è mejor di impermeabile in quanto si prende. Tutti i nastri hanno una proprietà. Devi poter romperli con le mani, perché l'operatore quando posa prende un pezzo, rompe, prende un pezzo, rompe, va avanti. Questo è molto comodo da rompere, quindi uno ce l'ha qua, è veloce, quando devo fare tante diverse nastrature. Questo è comodo quando devo fare una nastratura molto lineare. Ok? Tutta la cinta che vuoi portarsi con la mano, per lavorare in opera, per tanto, per andare più rapido, si che vuoi portare. La cinta amarilla se corta muy fácil y por lo tanto sirve muy bien para hacer pequeñas cosas. La cinta blanco o negro es mejor usarla para elementos lineales, muy largo, un poco más flexible. Cuando sono venuta qua in aeroporto e mi hanno fermato perché avevo i nastri in valigia e allora mi ha fatto il controllo, mi ha detto: cos'è? Gli ho detto un nastro spiegato. Allora mi hanno aperto a guardare e hanno detto: ma si può rompere con le mani? Ah, certo, gli ho detto, si deve rompere con le mani. Ah, allora puoi andare. Ok, allora ha provato il nastro, quindi ha provato già tutti i nastri in aeroporto. Nell'aeroporto la pararono perché tagliato detto nel bolso di mano e una delle restrizioni per poter entrare cinta masiva si tiene que romper con las manos. Entonces le preguntaron si se podía romper con las manos y dijo, claro, es un producto de construcción para ella, obvio que entonces tenía que romper con las manos, así que testearon todos los productos ahí. ¿Pato explicación? Y le expliqué todo para que se vea la cinta. Ok. Ok. Dopo andiamo avanti con i prodotti e intanto finiamo le varie tematiche. Allora, quando io uso questi prodotti e faccio la tenuta all'aria, la tenuta al vento, posso controllare la qualità con due strumenti. Dopo vamos a seguir con il tema dello prodotto, però ora vamos a terminare questo concetto basico. Quando si hace un controllo della tenuta all'aria,
primaria. Sí, libre hermeticidad. Sí, para hacer el control de la hermeticidad se hace se pueden usar dos instrumentos. La termografía, quindi la termocamera. La termocamera. E la termocamera cos'è? È una tecnica che mi permette di capire dove ho vari punti, in che temperature hanno questi punti e eventualmente trovare anche perdite di aria e di vento. La termocamera permette di avere un'immagine che mostra la distinta temperatura sulla superficie e per lo tanto sapere dove hai eventualmente perdita di aria o di temperatura. È anche utilizzata, ad esempio, dai vigili del fuoco. Sì, también lo usano davvero. È utilizzata anche in altri campi. E si basa sul fatto che, allora, noi abbiamo in tutti lo spettro elettromagnetico, noi abbiamo un campo visibile, che è piccolino, e dopo abbiamo un campo che non è visibile a noi. La termocamera ci dà questa lettura, l'infrarosso e il termico, che non sarebbe visibile da noi. Okay? Lo che hace la termocamera è generare una rappresentazione nella pantalla di una lettura dell'effetto infrarosso che per noi in condizioni normali non è visibile, per parte della onda elettromagnetica. E quindi poi ridà le temperature, queste onde elettromagnetiche, in colori in funzione ad una scala di colore. Rappresenta con colori la variazione di temperatura in una scala che è applicata. E qua vediamo alcune foto fatte in costruzioni e vedete che, ad esempio, uno dei punti più delicati è sempre la connessione tra porta, struttura, da ventana, struttura, sempre. E qui vediamo alcuni esempi, si vede che sempre uno dei punti debili è la connessione tra la porta e la struttura o la ventana e la struttura. Questa invece è la differenza, questo appartamento era vissuto, qui non c'era nessuno. E quindi si vede, ad esempio, che qui c'è una forte dispersione, qui niente perché è tutto spento. Qui si vede un edificio che tiene due unità abitazionali distinte, in la della destra vive gente, per lo tanto hai maggiore perdita, in la dell'izquierda è un po'. Questa è un'altra tipologia di utilizzo per vedere se ci sono rotture negli impianti, ad esempio. Questa è un'altra tecnica con il para la cual se usan las cámaras termográficas para ver si hay problemas en las instalaciones. Esto. Metes agua calda y lo puedes ver. Sí. Metes agua caliente al sistema y con la pistola puedes ver dónde está. Exacto. Esto, invece, sembra una decorazione, ma in realtà è hormigón e l'ordiglio. Eso es una estructura de hormigón. Non è la decorazione della... Non è una decorazione, sono per niente. Questo. Altri tipici punti dove bisogna stare attenti, utilizzare materiali, sigillare, perché spesso si pensa all'elemento ma non alla connessione. Altro punto dove hai che stare cuidado e sigillare bene, perché sempre si pensa una porta. Una porta. L'altro strumento utilizzato per verificare la qualità della tenuta all'aria, dell'ermeticità, è il blower door test. Avete già visto fare un blower door test? No. Il secondo ensayo che si usa, la seconda tecnica che si usa per evaluare l'ermeticità è un blower door test. Allora, il blower door test mi dà un valore finale, che è questo,
Per una casa passiva, ad esempio, deve essere sotto lo 0,6. Il load test entrega un valore che sta in esa scala, N50, su un tipo standardizzato di test, che è il che usiamo a Chile también. E per una vivienda passiva deve entregar un valore di por lo menos 0,6, meno che eso. E questo valore è il volume creato dalla macchina fratto il volume dell'edificio, che questo è calcolato in maniera diversa in funzione dei protocolli energetici. Lo che rappresenta questo valore è il volume di aire creato dalla macchina che ingressa dentro dell'edificio dividido per il volume dell'edificio, il volume di aire presente nell'edificio. Ese calcolo, l'ultimo, si hace di maniera differente dependendo del standard del terreno. Questa è la macchina. Questa è la macchina. Si mette questa struttura sulla porta d'entrata dell'appartamento o della casa. Qui c'è una grande ventola collegata a un computer e si accende la macchina e si crea una pressione e depressione fino a raggiungere una differenza tra interno e esterno di 50 Pascal. Se aggrega pressione una pressione positiva e una pressione negativa, hasta generar un diferenciale di pressione entre l'interior e l'exterior di 50 Pascal. 50 Pascal è positivo o 50 negativo. Mm-hmm. E si usa anche questo fumo? Si usa fumo? La discoteca? Per vedere dove sono le varie perdite. No, sì, ok. Ciao. È partita un'immagine, ok. Quindi questo qua si mette ad esempio dove ci sono gli impianti per far passare e così io vedo in vari punti della casa dove esce il fumo e capisco dove ci sono dei collegamenti che non funzionano. Questo per esempio si sta ponendo per dove stanno le installazioni. Y si uno ve humo que aparece en distintos lugares, puede entender que ahí hay conexiones que no deberían estar existiendo entre los impianti. Questa è un'altra immagine di cantiere dove si vedono invece, ad esempio, l'USB con tutte le nastrature ogni volta che si congiunge un USB. Aquí hay otra foto de obra con el USB puesto por dentro, donde se ve que todas las uniones entre las placas de USB están selladas con sigla. Exacto. Questo è un altro esempio di sigillature sulle finestre. Qui vedete che USB, USB, sigillatura nell'angolo, con queste tipologie di prodotti che l'angolo lo fa bene. Quindi un lavoro pulito. Se ve il segno di una esquina, per esempio, o se ve in la cara verticale, o se ve por debajo del dintel, e se sella esa unione entre le due placas. Cada vez che se encuentra una placa USB con otra placa USB, sea donde sea que termine la placa, se sella con ese tipo de cinta amarilla che è di papel e è fácil di manipolare. Altri esempi? Anche qua, qui addirittura vedete che c'è anche una parte di membrana. Incluso ahí se ve una parte di membrana. Perché? Perché se devo sigillare una parte molto grande, larga, si può anche tagliare un pezzo di membrana, sigillarlo e poi nastrare. Si potrebbe anche nastrare? Sì.
ahí se ve un pedazo de membrana aplicado, pero si tengo una superficie muy grande, mejor corto un pedazo de membrana grande y sello todas las uniones. En teoría uno pudiera sellar todo eso con cinta también, pero probablemente demora más. Queste altre sigillature fatte bene, vedete dove passano i, le tubazioni, ad esempio, gli impianti, i manicotti dove passa il corrugato, ad esempio, e anche qua con le schiume. Ahí se ve distinto tipo de sello, arriva con ductos. Questo? Questo è tipo, sì, sono degli impianti e questi sono stati nastrati, ad esempio, con questo nastro. Sì, tutto intorno. Eso, eso son para instalaciones y se sellan también con ese tipo de cinta amarilla. Por acá también, también siempre cada unión, cada perforación sellada. Y acá abajo están siendo selladas con el cubo. Però se io faccio questo genere di nastratura devo fare tanti piccoli pezzettini e metterli vicini. È per quello che in genere si usa magari il prodotto quello là, perché è molto più flessibile e si piega. Quiero hacer que ese tipo de sello como el amarillo que está ahí con una cinta rígida como esa, hay que cortar muchos pedazos pequeños y los agregando para poder hacer la curva. En general es mejor trabajar con ese otro tipo de cinta que es más flexibile y moldeable. O con questi. O con esa. ¿Qué material es esa cinta? Quello là? Butilico. Butilico. Qui sempre degli esempi, vedete che è molto più complesso fare queste nastrature anziché usare un manicotto oppure quello là. E si può dire che è molto più complesso fare tutti questi segni, demora molto tempo sellare cada una di queste unioni, mentre che qui si usa un manicotto. Manicotto è pipe sleeve in inglese. Come un tubo che, con il quale entra il pipe? Sì, tipo questo che c'è una guarnizione e quindi entra solo il tubo e è ermetica. Questa è una superficie incollante. Qui c'è un materiale morbido. E è fatto solo per ospitare il tubo, quindi questo materiale morbido si chiude e rende ermetico il passaggio. Quello attraversa tutto. Sì, come un come l'asola delle scarpe. Non so come è. Facciamo così. Così. Però praticamente al parecer sarebbe come un materiale blando. Pasa el tubo y sella todo alrededor del tubo. O sea, es un hoyo más grande con este material y luego tipo tipo fatto così bene, ok. Errore, errore, errore. Ok. Oggi ha deciso che non collabora. Però pare essere come una specie di manga per... Ok, prendiamo questo dalla concorrenza. Vabbè, non c'è neanche l'immagine, ok, va bene.
questo. Trovato, ecco. Sono dei materiali fatti così, dove c'è questo è PDM morbido, e qui passa solo il cavo in modo che sia sigillato. Quindi prima incolli quello, dopo sì. Il cavo. Sì. No, prima passi il cavo, tiri e lo incolli. Entonces es como una es un pedazo de membrana básicamente con un material blando. Entonces se pasa el cable, se ensarta esto del cable, se baja hasta el muro y se pega contra el muro. Sin estar así. Abbiamo in vabbè, nel nostro catalogo abbiamo fatto delle istruzioni di posa dove si vedono, ad esempio, i manicotti, si capisce ok. Qua, ad esempio, abbiamo fatto questa istruzione di posa, ops, dove si vedono, vado a cercarle, ecco. Questo è il manicotto, si infila nel tubo giusto, si tira fuori e dopo così esce solo quello e è ermetico. Però ci sono diversi diametri. Sì, esatto. Cioè, il tipo di diametro di manica, se passano per il ducto e luego hasta che llegan al muro, alla superficie, si quita il manicotto. Sì. Tiene cinta e se... E uno para vario, quindi mi immagino che i tagli quello che... Questo invece sono tanti buchini per i cavi molto sottili e si taglia quello che serve. Cioè, hai uno che tiene un agujero e ahí passa un tubo più grande, hai uno che tiene multiple agujeros, però che non viene hecho, sino che se corta la cantidad che uno quiere, passa un cable e si sella. Esatto. Ok. Oggi va un po' così con la tecnologia. Ok. Questo invece è un'altra foto in cui si vede praticamente un attacco, questo è un esempio sbagliato, questo qua è un attacco a terra dove c'era un sistema di fissaggio e vedete qua è stato fermato il nastro, ok? E non funziona perché questo non si riesce a sigillarlo col nastro. Allora bisogna o usare una membrana sopra, su tutto, oppure bisogna pensare prima a non trovarsi in questa situazione. Qui si vede un esempio di una mala applicazione, non sta sellato hasta abajo, basicamente perché encontraron una applicazione hecha in un punto in la esquina, entonces non si podía sellar bien ahí. Ahí la soluzione è o poner una membrana sobre todo ese sector, o pensar antes dónde ese corrector para poder sellarlo aquí. Questo invece vedete è un lavoro pulito, fatto bene con tutti i passaggi nastrati. Hai un lavoro in cambio ben ejecutato con tutta la unione necessaria. Qui abbiamo altri esempi di passaggi in cui l'ermeticità è sempre un po' rischiosa.
Questo è un termoninometro. Penso che anche qua si usa. Questo è un termoninometro, mide... misura la temperatura, la velocità dell'aria, il flusso. E questo è un lugar como debajo ahí de esa puerta, è sempre un lugar donde puede suceder problemi. Anche questo è molto tipico come problema quando si usano i rivestimenti. Perché la tenuta all'aria io non la posso fare dopo col rivestimento. Cioè, devo pensarla prima, quando faccio la struttura e quando faccio l'isolante. Perché questi materiali non fanno tenuta all'aria dopo. Il tema della densità, è un altro caso dove si vede chiaramente un problema di infiltrazione. L'incontro del soffitto. Mm-hmm. No? Sì, questo è soffitto e parete. Ahí se ve el encuentro entre el techo y el muro, y en esa esquina, en ese encuentro, ahí hay un problema de infiltración, y es algo que no se va a resolver y uno no puede pretender resolverlo con terminaciones. Eso se resuelve al momento de ejecutar la estructura y al momento de planificar la estructura. Altro punto molto critico sono le finestre in copertura. E dopo vediamo alcuni dettagli in cui si vede come noi consigliamo la sigillatura. E poi vediamo alcuni dettagli come io recomiendo sigillare. Sempre il punto dove vado a raccordare sempre anche il pavimento alla struttura, questo è molto facile avere i passaggi di aria dall'esterno. Sempre quando hai un piso e un muro, hai alta probabilità di avere un problema. E questo è un po' simpatico? Perché si dice a volte che in una costruzione in legno bisogna fare la tenuta all'aria, la tenuta al vento, se no non funziona. Non è un edificio in legno o un edificio in omegon e mattoni. È un concetto sempre da tenere presente, insomma, perché se faccio questo anche in una struttura tradizionale non funziona. Okay? Si dice che osserva frequentemente che questo tema dell'ambiente tiene que ser cuidado, la edificación en madera, pero que en realidad es un problema de cualquier edificación, incluso en un hormigón o en la albañilería, existe la posibilidad de hacer cosas mal hechas. Questo altro punto molto delicato, quando magari dal locale tecnico faccio passare le tubazioni. Allora o sigillo qua o sigillo prima che entrano nell'appartamento. Altro punto critico è della se hace la pasada hacia la vivienda. Entonces, o se sella ahí, o se sella en el momento en el cual entra al desencamento técnico della edificazione. Questo anche è un punto molto delicato perché il legno e l'intonaco non hanno le stesse dilatazioni e deformazioni. Quindi qui non basta andare a sigillare con l'intonaco intorno alla trave, ma ad esempio bisogna utilizzare dei nastri che si mettono intorno alla trave e poi sono dei nastri intonacabili. Ahí se ve la unión entre una pieza di madera e un revoque encima. Entonces, el revoque non va a ser responsabile di entregare la necessità di ese encuentro perché tiene dilatazioni differenti e se va a terminare igual fissurando, igual va a terminare. Entonces eso en realidad se resuelve con cintas que son intonacables. Porque estos, por ejemplo, no son intonacables. Eso no son intonacables. Deben tener un tessuto particular. Adesso vediamo qualche stratigrafia completa e la commentiamo insieme. Ahora vamos a ver una estratigrafía y vamos a ver.
Così individuiamo come si muove il vapore, qual è la tenuta all'aria, qual è la tenuta al vento nelle varie opzioni. E si va a vedere come si comporta il vapore, come si comporta la temperatura, l'energia, l'aria e l'energia. Una cosa importante da considerare è che oggi i materiali bisogna conoscerli, bisogna cercare di capire come si comportano, perché, ok, c'è tutti i discorsi che abbiamo fatto questa mattina, ma anche perché ieri il tetto era un elemento molto semplice, ok, nelle edifici antichi, quindi c'era o legno o pietra, molto semplice. Oggi una copertura è molto complessa, ci sono 20 materiali diversi con 20 comportamenti diversi, incompatibilità chimiche, ci sono tante cose che vanno tenute in considerazione. Una delle cose che hai considerato che in dia è che conoscere molto bene i materiali. Antes la edificazione era più semplice, 2 o 3 materiali, si conformava la struttura, l'envolvente, tutto. Oggi in cambio interactúan 10, 20 materiali differenti in una stessa coperta e la interazione tra loro può essere super complessa, può avere incompatibilità chimica, dilatazione differenziata, è una soluzione molto più complessa e sofisticata di quello che era per demandare maggior conoscimento. Ad esempio, oggi posso avere diverse strutture in copertura. Questo è una soluzione diversa da questa e oggi il tetto deve proteggere dal freddo, dalla neve, dagli agenti atmosferici, isolare acusticamente, deve fare tante funzioni un solo elemento. Io ho un tetto composto da una maniera molto distinta all'anteriore. Hoy en día se espera que la techumbre cumpla muchas más funciones que solamente protegernos de la nieve o la lluvia. Provee una aislación térmica, una aislación acústica, nos protege de todos los elementos atmosféricos con mucho más sofisticación de lo que era. Esto, ad esempio, es una copertura que se fa nell'arco alpino en Europa. E penso che sia oggi il tetto più complesso che ho mai visto, però voglio portarlo sempre per far capire quali sono le varie funzioni degli elementi, delle stratigrafie. Questo è un tetto che si realizza nella zona alta dello Alpe, è uno dei tetti più complessi che ha visto fino ad ora. Pero quiero mostrarlo para explicar la función de cada una de las capas, porque se hace de esa manera. Qui vedete, ad esempio, c'è la struttura, travi, tavolato. La struttura con vigas y un entablado encima. Il freno vapore. La barrera de vapor. La aislante. Qui poi c'è una membrana traspirante. È una membrana che permette il passaggio del vapore in cima. La ventilazione. La ventilazione. Dei listelli all'interno della ventilazione. Li teniamo a lo largo della pendente. Il secondo tavolato. Il secondo tavolato. Un prodotto bituminoso. Un prodotto bituminoso. Listello contro listello e la tegola. ¿Qué espesor logra una cubierta de estas características? Dai 30 ai 50 centimetri. ¿Qué temperatura minima tiene ancora? Ah, no, questo dipende dallo spessore. Ok. La temperatura. Sì. No, posso avere, se questo è 12 centimetri, fuori magari ho temperatura più 5.
Mínima. Con 12 centímetros de dilatación fue considerado para una temperatura del máximo grado. Temperatura media minima. Facciamo 0, perché si ragiona sempre con la temperatura media minima. In posti dove la temperatura media minima è meno 5 o meno 10, vai a 24 centimetri di isolante, 28. Con temperatura media minima meno 5 o meno 10, sube a 24 o 28 centimetri di isolante. Ahí viene esa capa. Cosa va? Non tutti costruiscono così, eh? Ma quello che volevo farvi vedere è il ruolo della ventilazione. Perché se voi guardate in questo tetto ci sono due ventilazioni. Ok? È importantissimo, anche se ho tanto isolante, fare ventilare il tetto. Perché la ventilazione è essenziale, ok, per abbassare le temperature, ad esempio, durante durante l'estate, perché con l'effetto camino, dimmi se mi devo fermare, no. Con l'effetto camino ho i raggi solari, porco, allora, entonces la ventilación dice que es muy importante en primera instancia para eliminar los excesos de calor en verano. Chimenea, todo ese aire caliente va generando una ventilación por debajo de la teja. En copertura posso avere o la microventilazione. En la cubierta puedo tener o microventilación, que es quella sottotegola, que es la que está debajo de la teja, da 3 a 8 centímetri. Centímetros. Oppure la doppia ventilazione, quella. Quindi sopra l'isolante, in questo punto, questo qua, questa qua, ok? Questa è doppia ventilazione. Può avere una doppia ventilazione, una che va por encima della ventilazione. E questa è la seconda. No, questa è questa qua sotto di ventilazione dai 6 a 8 cm, questa rimane sempre dai 3 agli 8. Un po' più sottile. Listone, aquí el listón va a lo largo, ¿cierto? Para poder dejar la ventilación. Y esta es de 6 a 8 centímetros. Luego viene el tablado. Y luego aquí hay una ventilación que va entre 3 a 6 centímetros. Y luego la piel. Queste sono alcune immagini. Queste sono alcune immagini. Chiaramente la cosa fondamentale è poi prevedere le prese di uscita ed entrata dell'aria. Qui entra e qui poi esce. Queste sono alcune misurazioni che avevamo fatto in una coperta, in un teccio. Qui era una mattina alle 9 circa e c'erano 22-23 gradi, non era tanto caldo. Però con il raggiamento solare la tegola è già a 50 gradi. Però con la radiazione solare la teca è già alle 9 della mattina. La lamiera anche, se fosse di lamiera, insomma.
No, se fosse metallo, è uguale. Sì, se fosse metallo sarebbe esattamente. Forse anche più alta. Potenzialmente ma. Sotto, nella microventilazione, abbiamo 44 gradi. Nella prima ventilazione, la microventilazione tiene 44 gradi. Qui, in quella principale, ne abbiamo 37. Nella ventilazione principale abbiamo ancora 37. E qui 25. Quindi vuole dire che la ventilazione mi permette di far lavorare l'isolante dai 37 ai 25 gradi. Quindi, finalmente, invece di stare lavorando in un delta di 50 gradi per arrivare a 25, devo lavorare dai 37 a 25. E, portanto, la isolazione può essere considerata. Quindi, a volte, se io faccio un tetto che magari ha 12 cm di isolante e non lo faccio ventilare, è un tetto che non si comporta benissimo dal punto di vista termico. Sto buttando via forse un po' l'isolante. Sì, sì, nel fondo lavorare solamente con un tetto di 12 cm e non le pone in inflazione, nel fondo fino a un tetto che non va a tenere un buon desempeño termico e sta facendo un mal uso della inflazione. Questo è quello che abbiamo visto adesso, si vede meglio, ok? È solo il mismo che vimo sempre, ora entrate. Questo secondo strato bituminoso che si mette, la seconda membrana che si pone insieme alla bituminosa, non è traspirante, non deja transpirare, è una membrana di sacrificio. Una membrana di sacrificio. Perché protegge il tetto dalle perdite di acqua o dal gelo e disgelo. Sì, solamente questa membrana bituminosa che sta per proteggere dell'acqua e del gelo. Questa invece è un'altra tipologia di copertura. Qui vedete che c'è il contralaminato. In questo caso c'è la controparete. È una parete falsa interna con cartongesso per vedere il bianco. Okay. Il freno a vapore, isolante, traspirante e ventilazione. Vedete che è molto simile a questo come tipologia di struttura, perché il controlaminato diciamo, la posizione dell'isolante in questo tipo di struttura trave tavolato o questa è simile anche come comportamento termoigrometrico. La composizione del pannello delle giungle è simile a un sistema copertivo. Questo invece è un esempio di una copertura in lamiera. Manca la microventilazione, ma vengono utilizzati dei materiali tridimensionali. C'era... No? Quello... Ah, questo. Vengono utilizzati questi materiali. Per evitare il contatto della lamiera contro il legno, magari umido. Per evitare il contatto entre il metallo e la madera. Per evitare la corrosione. Per evitare la corrosione. E crea una micro ventilazione. Dove generare una micro ventilazione. Questo va bene anche per il ruido da pluvia, la pioggia. Sì, questo funziona anche per... Questa è una tipologia di tetto piano invece. Tetto in cambio è una tipologia di tetto plano. Questo invece la struttura è travi, isolante tra le travi. È
Esto, en cambio, es una estructura con vigas y la aislación va entre las vigas. Tipico anche un po' delle strutture a telaio. Tipico della struttura del telaio. Qui si mette sempre un freno a vapore, una membrana per la tenuta al vento. E poi sopra va un sistema a tetto piano. Attenzione che è importante, le membrane utilizzate per la regolazione del vapore e queste cose non vanno utilizzate come ultimo strato per un tetto piano. La membrana che si usa per la regolazione del vapore non si usa nunca come ultima membrana per un tetto piano. Okay. Perché le membrane che devono rimanere a vista devono essere membrane particolari. E lì. Come? Allora, esistono diverse tipologie. Ci sono prodotti da calpestare e prodotti non calpestabili, ma solo per la manutenzione, ad esempio. Ok. Le pregunté se si podía camminare encima, mi dice che depende, hay membranas che sono per eso, che si pudiera camminare encima, e altre che non si può camminare encima, però. Solo eventualmente para hacer. Anche se si fa un tetto verde, un tetto in giardino, ok? La stessa cosa, deve esserci degli strati apposta per essere impermeabili, perché l'impermeabilità finale del tetto la dà questi strati ultimi. Ok? Un tetto verde anche deve avere una fotografia adeguata, pensando che la impermeabilità anche se sopra ho terra, fiori e tutto. Okay. Voi avete visto che tutte queste stratigrafie contengono queste membrane. Chiaramente le membrane vanno sigillate, quindi ogni membrana deve essere nastrata. Tutte queste sono membrane e cada una di queste membrane deve essere sellata con una sorta. In copertura si usa anche il punto chiodo. Nella coperta si usa anche il punto clavo. Clavo, sì. Che sono dei materiali un po' spessi, assomigliano a questi, però sono un po' più grossi. Sono materiali però più grosso, che si bucano e si chiudono intorno al chiodo, alla vite, per evitare le infiltrazioni d'acqua in questo punto. Che permette di perforare con il clavo o con il tornillo, perché se sierrano in cima del tornillo e evitano che l'acqua passi, così si pone per debajo del. Questi sono alcuni esempi delle membrane posate in copertura. Vedete, c'è il nastro bianco, quello vi ho detto prima, viene utilizzato appunto in copertura perché sono verso l'esterno. E anche per un altro motivo, perché quando si cammina, qua quando si posa si cammina sul materiale. Vuol dire che se io ho una membrana, ok, questa membrana io cammino, tira. Se questa è sigillata con un nastro, il nastro deve essere in grado di deformarsi, ok? Se io ho questo nastro e cammino in copertura e tiro, il nastro fa così, ok? Quindi la flessibilità quando sono in copertura è molto importante perché faccio il peso sul materiale. Un aspetto importante della cinta è che quando si sta ponendo in opera il maestro pisa in cima della membrana,
y eso hace que se genere una tracción sobre la membrana. La membrana también está, si se fijan después en el catálogo ese, todas las membranas están caracterizadas en su resistencia mecánica. Y estas cintas, son blancas con negro, justamente permiten deformarse y no se van a rajar cuando se les genere esa fuerza. Mientras que las otras, las que son de papel, sí, se rajan. Esatto. Quindi questo per copertura esterna, quindi questo sempre per interno. Guardiamo l'analogia nella parete, quindi vediamo cosa succede in parete sempre. L'analogia con la parete. È molto simile perché ho sempre una struttura che sia telaio contro laminato, l'isolante, la membrana e la ventilazione, ad esempio. È molto parecido al techo, alla struttura, alla isolazione, la membrana e la ventilazione. Chiaramente la ventilazione ha un ruolo importante sempre per le temperature e anche per asciugare eventuale condensa che si forma durante l'inverno o l'estate. La ventilazione cumple también un rol, igual que la cubierta, de eliminar excesos de calor, pero también genera una circulación de aire que permite secar cualquier imperfección que tenga la construcción durante el invierno, que puede haber condensado, incluso durante el verano también que puede haber condensado, esto va a permitir que eso se seque, que se mantenga seca la madera, que finalmente es lo más importante. No. Ecco, un aspetto importante è la scelta dei materiali nelle facciate, perché i raggi solari distruggono tutto. Un aspetto importante è escoger bien los materiales de fachada, perché los rayos solares van a terminar tutto. Ad esempio, per le facciate esistono dei nastri particolari, come questo. Ok, questo è un nastro particolare che è tutto nero perché per un fattore estetico, chiaro, ma perché i prodotti da utilizzare nelle facciate hanno al loro interno degli stabilizzatori UV. Esa cinta es especial para ser usada en fachada, es negra por un aspecto estético, pero también porque los productos que se usan en fachada son negros porque dentro tienen un tipo de estabilizador contra rayos ultravioleta. Anche le membrane, ad esempio, utilizzabili in facciata sono delle membrane speciali. Questa, ad esempio, è una membrana che si può utilizzare anche in facciata. Sono delle membrane che il nero è anche dovuto ad una sostanza che si chiama carbon black. Il carbon black serve per assorbire, diciamo, l'energia termica provocata dal sole al posto del polimero. Invece che altrimenti il polimero si stressa termicamente a essere continuamente esposto all'energia solare. Allora il carbon black e gli stabilizzatori hanno il compito di assorbire questa energia solare e non stressare termicamente il polimero. Che hace es absorber la energía solar, energía térmica, y quitarle estrés en el fondo al polímero y en el resto de la estructura. Entonces, para no estresar el polímero, para hacer que esta membrana tenga un buen comportamiento, le agregan este otro material que es el estabilizador que se encarga finalmente de absorber la carga energética que le llega con el sol. Questo è importante anche se avete delle piccole aperture. Perché altrimenti dopo uno, due, tre anni non c'è più niente. Questo è importante incluso se hai piccole aperture, perché se no dopo due, tre anni la membrana non è più. Anche i materiali bituminosi sono così. Incluso i materiali bituminosi sono così.
o i materiali bituminosi hanno sopra un rivestimento, che può essere la pizarra ad esempio. O se le pone un rivestimento adesivo. Esatto. Oppure anche il bitume con l'invecchiamento solare si secca e tende a rompersi. O no, incluso il materiale bituminoso con l'esposizione al sole si viene a seccare e se parte via del materiale. Queste sono sempre anche delle prove che abbiamo fatto in facciata e vabbè, si vede che anche in facciata in realtà comunque ho subito un abbattimento delle temperature, anche se c'erano 19 gradi, quindi abbastanza basso. Sul pannello ce n'erano già 27 e nella ventilazione 23. Con la facciata, la temperatura dell'aria interiore è 19, sopra il pannello, cioè con tutta la radiazione solare che le cade in cima al muro, la temperatura reale esterior del muro sono 27, e già con la ventilazione si bajò anteriormente a 23. Qua ad esempio si vede un render di una facciata realizzata senza il ponte termico dei montanti. E si vede un sistema nel quale si realizza la isolazione senza i ponti termici di un insintato verticale o per sujetare la inflazione. E si fa anche in copertura questo. Perché non ho la discontinuità dell'isolante in questo punto. Non hai discontinuità della isolante. Ma ho sempre l'isolante continuo e non c'è il ponte termico dei materiali. Hai un isolante che è continuo e non hai in fondo elemento pieza di madera incaricata di separare, sino che si hace con esso. Vediamo alcune facciate, anche alcune pareti, insomma, alcune soluzioni. Vedete ad esempio qua ho il rivestimento chiuso di madera, telaio, in questo caso ci sono le due membrane. Si vede una struttura di facciata nella quale sta la isolazione termica che viene in membrana per ambos lados. Perché? Perché ad esempio qua vedete che si fa una piccola controparete per il passaggio degli impianti. E si usa la soluzione della seconda la camera interior nel fondo per mettere tutta la installazione che in questo caso lì anche tiene la installazione. E allora la membrana si arretra in questa posizione perché altrimenti se la metto qua la buco con le lavorazioni dopo. Per questo la membrana si corre hacia acá perché qui vanno tutte le installazioni. Entonces si la membrana fuera realmente nella cara interna si perforaría con tutte le installazioni. Entonces se corre hacia atrás e le installazioni se ponen en este nivel. Ci sono poi diverse varianti, cioè ad esempio la variante fatta con l'USB, nastrato. Allora in questo caso non c'è la membrana e il cartongesso o il fibrogesso e mettono solo l'USB con la nastratura. Oppure c'è anche la versione con l'USB interno e fuori il fibrogesso. También hay una versión con el USB por dentro y por fuera la membrana sobre se qua uso l'USB sigillato, allora non devo usare la membrana, ma se io non sigilli l'USB uso la membrana. Secondo grafico, quello che si vede dentro, non necessita una membrana se va sigillato. Se va sigillato succede questo, e se non va sigillato, allora si proietta tutto internamente con una membrana.
Poi ci sono altre tipologie di soluzioni. Questo, ad esempio, è un rivestimento continuo. Qui avevamo una piccola ventilazione, qua ad esempio non c'è la ventilazione. Questo è molto tipico, ad esempio, nei paesi nordici, che non fanno la ventilazione perché loro non hanno problemi in estate e quindi in climi molto freddi preferiscono aumentare l'isolante e non fare la ventilazione. Pensa che sia una soluzione tipica del paese nordico, perché su clima sono tan extremo che non tienen problemas de sobrecalentamiento, tienen una condizione prácticamente pareja durante todo el año, de una condizione di temperatura interna más alta che afuera, e por lo tanto prefieren usar ese espacio que se destinaría, digamos, a una ventilación, aislando más, poniendo más ventilación. No necesitan en realidad tanto la ventilación. E anche qua, chiaramente, ho sempre la possibilità di avere diverse opzioni. Ok? Qua, ad esempio, ho sempre un isolante continuo invece con una piccolissima ventilazione. E poi vedete c'è la soluzione col controlaminato senza però la parete, la controparete interna. E se avere una soluzione di controlaminato sin el espacio para la instalación con una secuencia di aislazioni in sí. Qua vedete non è usata la membrana perché? Perché ad esempio qua è un controlaminato che fa tenuta all'aria e quindi si sigillano solo i pannelli, tra i pannelli. In questo caso non si vede una membrana perché è un controlaminato che sta disegnato per essere ermetico e per lo tanto non necessita di questo, solamente necessita sellare la punta. Ecco, questo è un aspetto importante perché qua vedete una parete a telaio con un piccolo strato di isolante esterno e l'intonaco. Quando c'è l'intonaco, questo qua, non va mai la membrana. Questo è importante perché la membrana cade. Ok? Un'altra soluzione del trabajo liviano che tiene una piccola capa di aislación termica por fuera. Ese tipo de aislación térmica es lo suficientemente rígida como para poder estucar encima. Por lo tanto, con ese remo, cuando se pone esa terminación, nunca se usa membrana, porque si no la membrana se cae. In particolare, in genere si usa un intonaco che, come in questo caso qua, è abbastanza traspirante per evitare i problemi che abbiamo detto oggi. Y se usa un revestimiento de estucado que permite el paso del horno para evitar problemas de condensación o para que se pueda secar la aislación. Ok, qua la stessa soluzione con sempre diverse opzioni. Vedete qua viene usato il pannello USB all'interno come al posto della membrana, come se fosse un freno a vapore. E questo invece col pannello sia interno che esterno. Questa invece è l'opzione col CLT. Vedete che come in questo caso ho una soluzione completamente senza membrane, questa e anche questa, perché? Perché uso il CLT come tenuta all'aria. L'intonaco fa la tenuta al vento e quindi devo solo nastrare e sigillare i pannelli. Anche in questo caso. Che praticamente non usa, non usa membrana, è CLT, che già sta ben disegnato e ben computato per essere impermeabile del passo dell'aria. Por fuera abbiamo il revoquete che dà la densità al vento e deja ventilare hacia afuera. Y l'unico che può farsi è sellare bene la punta del sedile. Questo ad esempio è una soluzione
a parte gli spessori, però piuttosto buona, ad esempio, per i climi estremi, sia molto caldi che molto freddi, perché lascio la parete completamente traspirante, non intervengo sul suo funzionamento e quindi lascio che la casa traspiri. Metto per esempio la questione. Anche questa, sì. Queste sono soluzioni buone che sono molto buone per il clima extremo, tanto molto caliente come molto frio, perché dejan, non si interviene sul funzionamento normale della casa, perché la casa transpire e perfile intercambia umidità. Questo invece è sempre una soluzione con invece l'USB interno e il tavolato. Anche questo è una soluzione piuttosto buona, però più indicata forse nei climi miti, cioè medi, non troppo caldi, perché altrimenti se io uso l'USB qua, se fuori è molto 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 caldo o tropicale o climi molto umidi, può esserci l'entrata del vapore in questo modo e creare qualche problema poi. Qui si vede una soluzione buona per clima medio, contemplato, con l'USB por dentro. Ahí hay una membrana, la membrana non è necessaria se... Esatto, se nastri questo potresti anche non mettere. La membrana è sempre necessaria se sella ancora la punta dell'USB, l'USB serve come barriera di vapore, luego viene la aislazione termica, luego hay un entablado, y ese entablado, quel tavolato lì è solo per supporto della membrana. Sì, sì, esatto. Potresti anche non usarlo. Sì, a volte è più per dare un po' di rigidezza alla parete, ma insomma poco o niente. Podría incluso no ser usado ese entablado, la membrana tiene la capacidad de sostener la aislación, se pudiera usar como para dar un poco más de rigidez al panel sin entorpecer el paso del vapor hacia afuera, ese entablado externo, y luego viene el encintado vertical que es ese con la terminación de fachada, entonces hay una fachada ventilada por fuera. Ecco, sí. Se si utilizza materiale isolante molto molto morbido, materiale isolante molto molto morbido qua dentro, allora si preferisce utilizzare anche il tavolato, perché se il materiale è molto morbido tende a non avere struttura e quindi potrebbe afflosciarsi. Se usa una aislación muy blanda internamente, entonces se tiende a usar el entablado también por fuera para contenerla, para que mantenga su estructura. Porque si per caso questa prende un po' di umidità, allora se è molto morbida potrebbe col peso cadere e spanciare un po'. Si esa aislación es muy blanda y por algún motivo hubiese alguna condensación en la construcción, pudiera caer y empezar como a desbordar o como a entorpecer también el funcionamiento de la fachada. Esatto. Questa invece è una soluzione molto tipica, ad esempio, dei paesi anglosassoni, estrema, io non farei mai, però è molto tipica dei paesi molto freddi e quindi dove loro fanno un sistema completamente chiuso. Questa è una soluzione. Una barriera e un USB. Questa è una soluzione estrema che ella non faria nunca nel paese molto frio, in los cuales si genera un sistema di panel cerrato, con una barriera molto forte al passo del vapor, molto impermeabile por dentro. Como lo usamos regularmente acá, el polietileno, y luego el USB por fuera. Porque diventa molto chiuso come struttura. Porque es una estructura muy cerrada,
Vanessa Pablo, la conformación de un panel que luego no puede ventilar y corregir problemas de condensación. Esatto. Questo si fa più quando c'è prefabbricazione a volte. Nella prefabbricazione si fa perché? Perché in fabbrica io posso controllare l'umidità, posso controllare tutto, quindi chiudo tutto e porto in cantiere. In cantiere questo è rischioso. Eso puede llegar a tener un buen desempeño si que se prefabrica en una condición de un ambiente controlado, en el cual yo puedo controlar la humedad de todos los materiales y finalmente, una vez que está eso hecho, cerrar muy bien toda la solución y sellarla y generar un panel cerrado. Hacer eso en obra es muy arriesgado. Siempre, pero por climi freddi. Y siempre para climas. Ok, facciamo adesso pausa. No, che ora che si fa? 4:30? Ok, perfetto. Allora, avanti. Adesso parliamo un po' più dei prodotti e capiamo un po' meglio i prodotti. Allora, abbiamo detto prima che ci sono prodotti utilizzati per fare la tenuta all'aria e la tenuta al vento. Hay productos utilizados para la inmersión al aire y la inmersión al viento. Conceptos distintos. El viento va por fuera e l'aire va dentro. Se si prendono le lamine, le membrane, si dividono in tre grandi famiglie. La barriera se en tres grandes familias dependiendo de sus propiedades. Barriera al vapore, freno vapore, lámina transpirante. Barrera de vapor, freno de vapor y lámina transpirante. Adesso vi do alcune di queste in mano anche. Barriera, freno e traspirante. Barriera, freno e traspirante. Allora, tutti e tre sono impermeabili all'aria? La tre sono impermeabili all'aria. Tutti e tre sono impermeabili all'acqua? La tre sono impermeabili all'acqua. Ma diverse permeabili al vapore, perché questo è completamente chiuso. Questo un po' aperto, poco, e questo completamente aperto. Però il comportamento al passo del vapore è completamente distinto, hai uno che è completamente serrata, termina come serrata, il freno è un po' più permeabile e la lamina traspirabile deja passare il vapore. Se volessimo dividere le membrane, si divide per questo valore che abbiamo visto oggi, l'SD. La membrana si divide con un distinto valore, lì però che la membrana Sì. In cada una delle membrane è caratterizzato il valore SD, perché dobbiamo avere. L'SD mi dice che tipo di membrana è? L'SD dice che tipo di membrana è. Quindi da 0 a 0,1 sono altamente traspiranti. Da 0 a 0,1 sono altamente traspiranti. Da 0,1 a 0,3 traspiranti. Da 0,1 a 0,3 sono traspiranti. Dopo c'è la famiglia della diffusione variabile, delle igrovariabili. Questa è la famiglia di lamine di diffusione variabile che andano tra 0,02 e 2. Sì. 0,2. Sì, questo può anche essere un po' più alto, insomma. Può essere un po' più alto. Freno a vapore. Il freno a vapore. Tra i 2, i 50, 60 metri. Entre il 2 e
50-60 metros equivalente de aire. E la barriera al vapore? La barriera del vapore? Dai 100 metri in su circa. De 100 metri hacia arriba. Ok. Il polietileno più o meno sarebbe? Qua. Sì, ma anche oltre. No? Anche oltre, sì. Sì, sì. Da qua in su? No, dipende dallo spessore. Perché l'SD nel polietilene dipende da quanto è spesso. Quando il polietileno quindi, sta da lì qua arriva è potenzialmente abbastanza. Un polietilene da 100 grammi circa, sei su un SD 100. Yeah. Un polietileno da 100 grammi è alrededor di SD 100. Poi dipende dal tipo di prodotto, perché se io ho ad esempio l'alluminio alza la riflettività, la resistenza al passaggio del vapore. E poi dipende dal prodotto, se hai una capa di alluminio per esempio va a aumentare la resistenza del vapore. Ad esempio le reti che ci sono all'interno, queste qua, invece diminuiscono un po' la resistenza al passaggio del vapore, ma aumentano la resistenza meccanica. La struttura come di maglia interna permette che passaggio del vapore e aumenta la resistenza meccanica. Perché se io inserisco una rete vuol dire che vado a diminuire in questi punti la massa di polietilene. Se si le puedo agregar una struttura di una maglia, puedo en lo spazio che hanno tenere en la celda diminuire il peso del polietilene, por lo tanto hacerlo más permeable al paso. Quindi qui alcuni esempi di barriere. Qui alcuni esempi di barriera. Le barriere vengono utilizzate in genere parlo nel lato caldo dell'isolante? In generale la barriera si usa nel lato caliente della isolazione? Il lato caliente è il lato interno? Il lato caliente è il lato interno? Esatto. E è sempre impermeabile all'acqua, all'aria, al vento e al vapore? È impermeabile al vento e all'acqua e al vapore. I freni a vapore invece sono sempre utilizzati verso il lato caldo, però sono impermeabili all'acqua, impermeabili all'aria vento, un po' meno al vapore. Il freno también se usa nel lato caliente della edificazione, è impermeabile all'acqua, all'aire e al Invece i traspiranti si usano al lato freddo dell'isolante e è sempre impermeabile a tutte aria acqua, ma non al vapore. Le membrane sono utilizzate sempre nel lato frio della edificazione e non rappresentano un freno al vapore. Qui vedete è un esempio del nastro integrato. Qui si vede un esempio della cinta integrata. Come funzionano queste membrane? Allora, le membrane sfruttano la reazione chimica e la risalita capillare. Le membrane usano la reazione chimica e la? Osmosi, risalita capillare. Osmosi, la tensione capillare. Sì, esatto, la tensione capillare. In particolare si dividono in membrane monolitiche e microporose. In generale si dividono in membrane monolitiche e membrane microporose. Tutte però hanno queste tipologie di classificazioni che sono le più importanti per quello che riguarda la impermeabilità all'acqua e sulle schede si possono vedere V1, V2, V3 queste classi. La V1 è la migliore. Tutte le membrane hanno le
sistema de clasificación para la resistencia al paso del agua. Se puede ver si es menos de W1, 2 o 3 y la mejor es la primera W1. Exacto. E V2 un po' basso, V3 meglio non comprarla. W2 è un po' bajo, W3 è un po' alto. Ok, per non avere problemi. Ok. Questa prova è fatta mettendo sulla membrana una colonna d'acqua di 200 mm per 2 ore. La prova si fa con un cilindro di acqua di 200 mm per 2 ore sopra la membrana. Attenzione che tutte queste membrane però non vengono pensate per lavorare come una vasca, perché vedete che la pressione che deve supportare questa membrana non è una pressione di una vasca, di una piscina, ok? Con un impermeabile che sia in esa membrana non sta pensata per funzionare come una piscina, perché la pressione di acqua per la quale sta disegnata è questa, non è la pressione di come una piscina può essere simile. Le altre proprietà importanti di questi prodotti sono le resistenze meccaniche, la resistenza alla trazione, l'allungamento e all'accelerazione al chiodo. Altra proprietà importante di medire la membrana, che può avere un effetto diretto sull'esecuzione, sono la resistenza al desgarro, al estiramento e alla lacerazione corporale. Viene fatto con questa macchina su dei campioni che sono 50 mm per 30 cm. Ora mostra che sono. E la cosa importante è che quando io cammino su questi prodotti li sollecito, quindi se sono prodotti per parete che metto in parete fa lo stesso, no? Posso anche prendere prodotti molto leggeri come questi, più leggeri, ma se sono prodotti in cui devo camminare devo avere prodotti che resistono, perché sennò si spaccano e non funziona. La gran diferencia es el uso, si es en muro o en techumbre. En un muro se puede usar una membrana que no tiene mucha resistencia mecánica, nadie va a caminar encima de eso, mientras que la techumbre sí, aunque esa membrana esté apoyada sobre un elemento rígido, camina y se desliza sobre el elemento rígido y se tracciona la membrana y por lo tanto se podría arrancar. Entonces ahí sí hay que trabajar con elementos más resistentes. Le due grandi famiglie che appunto vi ho detto esistono si differenziano per il funzionamento. La due grandi famiglie di monolitico e microporoso si differenziano per il suo funzionamento. E questi che voi. Questi ad esempio sono dei monoliti microporosi. Questo per esempio sono microporosi. E se provo a aprire. Sono composti da diversi strati. Quello che voi vedete bianco è la membrana vera e propria. Questo bianco è dai 40 ai 60 grammi a metro quadro. Questo tiene alrededor di 40 a 50 grammi per metro quadro, la membrana ovviamente va E quindi quello che poi fa la grammatura totale del prodotto sono gli strati di protezione. Quello che finalmente entrega il peso finale del prodotto sono le due capas esterne che sono di protezione della membrana. Quindi quando si prende un prodotto da 100 grammi, 150 o 200 grammi, quello che varia è la protezione del prodotto. Okay. Cosa vuol dire? Che se io ho un prodotto con più massa, il prodotto sarà più stabile e raggio V. Posso camminare senza romperlo,
posso tirare e non lo rompo. Un prodotto molto leggero è un prodotto che ha poca protezione. Il prodotto più pesante tiene il maggior grado di protezione, che va a sentire mejor la luce violenta, va a sentire mejor la tracción, va a sentire mejor la pisada. Un prodotto più liviano tiene finalmente meno protezione e va a essere più. Questo microporoso ha questa membrana e come funziona? La membrana ha dei micropori, microbuchi. Esatto. Molto semplice. Ecco perché si chiama così. E questi micropori, non li vediamo a occhio, sono quelli che danno la permeabilità al prodotto. Esos microporos que no se ven a simple vista son los que le dan la permeabilidad al prodotto. E quindi come funzionano? Ci sono questi piccoli fori. Questi sono al microscopio. Ok. Quindi le molecole di vapore riescono a passare in questi micropori. Le molecole di vapore consigliano di passare per questi piccoli. La goccia d'acqua no. La goccia d'acqua no. Perché? Perché parliamo di dimensioni diverse. Sono dimensioni diverse. E perché ci sono le tensioni superficiali che tengono insieme tutte le molecole che formano la goccia d'acqua. E perché le tensioni superficiali che mantiene coesionata la molecola o il conjunto di molecole di acqua lì. Ok, quindi questo strato non è impermeabile, non è traspirante, non è niente, è solo una protezione, ok? È un tessuto come questi. Questo qua invece è quello che ha questa funzione. Quindi se io rovino questa, il prodotto perde completamente. Se su un cantiere io uso questa e questo è bagnato, non è detto che il prodotto è rotto, magari si è bagnato solo il tessuto. Ok? La membrana da fuori non cumple una funzione tecnica del personale che è di protezione del prodotto. Se in opera vediamo che è stata dañata la parte blanca, evidentemente la barrera ya dejó de cumplir su función ahí en ese punto. Si por algún motivo vemos que está mojado, por ejemplo, la parte del tejido, no quiere decir que haya habido algún tipo de filtración, probablemente o es posible, digamos, que esté solamente mojada la parte del tejido y que el agua no haya logrado pasar hacia el otro lado. Quindi che va bene, allora facciamo una pausa. Sì. Il fuoco? Sì. Ah, allora, ignifuga completamente no. Esistono delle membrane in classe B? In classe, come dire, esistono delle membrane poco infiammabili, molto poco infiammabili, però sono molto sottili, cioè tutte queste membrane sono molto sottili, quindi non vengono mai considerate nel calcolo perché non hanno la massa per lavorare. Le membrane che sono un po' inflammabili, però finalmente non hanno un'influenza sul calcolo perché sono delicate. A volte si usano quelle poco infiammabili quando ho facciate ventilate, ventilazione, perché nel caso c'è fuoco, queste membrane non propagano. Più per non propagare. Facciata ventilata, membrana di bassa infiammabilità,
para no propagar el polvo que ya te presenta. Ma non per proteggere proprio. Ci sono alcuni stati che richiedono certe membrane, tipo quella che abbiamo visto prima, un po' gommosa, ce n'era una che abbiamo passato, nera, perché se ho in facciata non propaga l'incendio sull'isolante, su tutto quanto. Alcuni stati richiedono questa membrana poco infiammabile per non propagare il polvere. Ok, pausa. Pausa.